testimoniare che Pesaro è anche capitale di intercultura, di accoglienza e fraternità. Tutto questo attraverso il Banchetto dei Popoli, l'evento ideato dall'arcivescovo Sandro Salvucci, che si svolgerà sabato 27 luglio in Piazza del Popolo a Pesaro. L'evento del 27 nasce da una idea dell'arcivescovo, nostro arcivescovo Sandro Salvucci, che voleva dare un segnale di Pesaro non solo come capitale della cultura, ma come capitale della fraternità, dell'integrazione e dell'accoglienza. Che cosa possiamo fare per dare questo segnale? Ha detto l'arcivescovo. Ecco, immaginiamo il Banchetto dei Popoli. Chiaramente forse una deformazione professionale, per chi conosce la Bibbia sa che il profeta Isaia ha immaginato un giorno in cui tutti i popoli si riunivano intorno alla tavola, perché tutti sappiamo che le cose belle si festeggiano a tavola, e si riuniscono intorno alla tavola sul monte di Gerusalemme come grande momento di pace. Ecco, un piccolo anticipo di questa cosa, che vorremmo viverla con le comunità straniere, che però sono chiamate a diventare sempre più italiane, e quindi anche noi a integrarci sempre più con loro proprio sabato 27, perché sarà un momento di festa. Il Banchetto dei Popoli, con una vera e propria festa, è un'occasione per ascoltare testimonianze, scoprire nuove culture e tradizioni sia per i pesaresi che per gli stessi immigrati. Un momento utile per arricchire la conoscenza reciproca, apprezzarsi e superare gli inevitabili pregiudizi. Non mancherà un momento di preghiera comune tra i rappresentanti delle varie comunità religiose o etniche. Verrà perciò recitata la preghiera interreligiosa al Creatore, posta a conclusione dell'enciclica Fratelli Tutti di Papa Francesco. Prima di tutto bisogna incontrarsi, bisogna conoscersi e imparare a volersi bene e ad accogliersi reciprocamente. Crediamo che questo sia solamente un segno per dire il sogno che invece tutti, penso veramente tutti, ogni uomo porta nel cuore, quello di vivere in una fraternità universale, come ci ha ricordato Papa Francesco con l'enciclica Fratelli Tutti.